stasera. Bene, stasera vi voglio preparare delle melanzane ripiene al forno. Le faremo ripiene con della carne macinata. Io mi sono portata un pochino avanti. Ho preso la melanzana, eccole qua, con un coltellino l'ho intagliata internamente e poi l'ho sbollentata, l'ho fatta cuocere qualche minuto in acqua bollente. In questo modo io adesso posso togliere tranquillamente l'interno, in questo modo qua, e lo potrò preparare, tagliare, mettere in padella per fare il ripieno. Buonasera a tutti. Quindi abbiamo preso le melanzane, le abbiamo tagliate a metà, abbiamo intaccato l'interno in questo modo e le ho sbollentate per qualche minuto in acqua bollente. Le ho fatte cuocere qualche minuto in acqua bollente, non troppo. Quindi ora andrò a togliere l'anima della melanzana, la faccio a pezzettini e la salto in padella, in una padella con dell'aglio, eccolo qua, aglio e olio. Possiamo cominciare ad accendere la padella che si scalda. Nel frattempo tagliamo le nostre melanzane, tagliamo l'anima. Quindi, come ho detto prima, ecco qua, in questo modo tagliamo l'anima interna che abbiamo già intaccata prima, eccola qua, così, e la mettiamo in padella. Dopodiché andremo a preparare il ripieno. Le fate freddare un pochino, questi sono ancora un po' bollenti, se no vi scottate. Mettiamo un pochino di sale nell'acqua e poi andiamo a fare questo. Vedete come si toglie facilmente? Ecco qua, togliamo l'anima interna, eccola. Che se non avesse fatto questo lavoro con il coltello non verrebbe via. Ciao Violetta, grazie, sei gentilissima, mi fa piacere. Spero di essere abbastanza chiara nella spiegazione. Ecco qua, anche questa, togliamo l'interno. Mettiamo un pochino di sale nell'acqua quando le spumentate. Ecco fatto, ci siamo, eh. Abbiamo fatte quasi tutte. Ecco qui, togliamo l'interno. Abbiamo già preparato, ecco qua, le nostre placche della carta da forno. Possiamo anche ungerle un pochino, magari posizioniamo già le nostre melanzane, ecco qua. Poi ne faremo una placca solo con il ripieno con la carne e un po' di pane grattato, nell'altra invece andremo a mettere un pochino di pomodoro, la facciamo diversa, più morbida con il pomodoro, va bene? Così facciamo due versioni diverse. Ecco fatto, anche questa. Tanto sta soffriggendo l'aglio. Ciao Simona. Sì, le ho sbollentate prima in acqua bollente per qualche minuto, le ho intaccate e poi sbollentate, così rimangono, si facilita anche la cottura. Ecco qua, bene, l'aglio poi le andremo a togliere. Ciao Toi. Andiamo semplicemente a tagliare a pezzettini. Prendiamo una cubatina. Un po' di sale, d'aglio e poi la mettiamo e aggiungiamo alla nostra carne macinata. Così diventa, diciamo, anche il piatto unico, un primo e un secondo. Ecco.
possiamo metterli in padella. Facciamo così dire un pochino. Ecco qua. Ciao Giovanni. Grazie Simona, ci rendicherò voi che mi seguite. Mi fa tanto piacere. Ecco fatto. Poi i minutini in padella. Ci mettiamo un pochino di sale. Per esagerare, quel pochino l'avevamo messo già nell'acqua. Ciao Domenico, ciao a Rossano, ciao Vita Roma, grazie Toi, sei gentilissimo. Ecco qua. Possiamo togliere l'aglio, così non ci dà fastidio, lo lascio intero e poi lo tolgo. Così non capita in bocca, che non è piacevole, rilascia il sapore, o se no come potete utilizzare un olio dove avete messo a macerare dell'aglio e quindi ha preso il sapore, è anche molto comodo. Ecco fatto. Ecco qui il nostro macinato. Un bel po', eh? Qua se ci avanza del ripieno ci possiamo fare sempre delle polpettine. La polpetta è sempre la polpetta. Ciao Ralph, grazie. Le polpette sono la cosa più buona che c'è. E poi le potete fare come vi pare. Noi le polpette le facciamo come ci pare. Allora, mettiamo il sale. Un po' di noce moscata. Mettiamo l'uova, poi se avete in casa qualcosa in frigorifero, via, pescato, formaggio, qualsiasi cosa, la potete tranquillamente mettere insieme al vostro ripieno, senza problemi. Una polpettina. Ammorbidire un pochino. Ecco fatto. Adesso ci andiamo a mettere le nostre melanzane, il nostro ripieno. Metteremo del prezzemolo e dell'origano. Tipo le melanzane sta bene l'origano. Per avere il basilico potete mettere anche del basilico. In questo momento non ce l'ho, però anche il basilico ci sta bene, eh? Bene, le nostre melanzane qui sono pronte, le abbiamo ritrovate in padella, possiamo spegnere, mi vedete, sì? Ecco qua, lo mettiamo nel nostro ripieno, ecco fatto, e lo mettiamo insieme alla carne. Conferiranno anche al ripieno un po' di morbidezza, ok? Se avete del pane ammollato, potete ammorbidire del pane e metterlo dentro, conferirà al vostro ripieno un po', lo renderà un po' più morbido, o deve dalla peresse. In questo caso però abbiamo messo l'anima delle melanzane e quella sarà sufficiente. Ciao Giancarla, ti vedo, ciao sorellina, ti vedo. Quando vieni a trovarci? Ecco qua,
abbiamo sciolto bene bene. Hai capito come funziona, eh? Brava. Ecco fatto. Oh, benissimo. Abbiamo sciolto. Ecco qua, le abbiamo tirate insieme, abbiamo messo tre uova, abbiamo messo la noce moscata, il sale e l'anima che abbiamo ripassato delle nostre melanzane. Perfetto. Poi, come ripeto, se avete del formaggio in frigorifero, dell'affettato, mortadella, prosciutto, speck, potete tranquillamente metterlo dentro il vostro ripieno, sarà più saporito. E adesso non mi trovo prima sugli e quindi metto soltanto il parmigiano e le melanzane, le facciamo semplici. Ecco qua, parmigiano mettetelo, parmigiano con le melanzane si sposa perfettamente. Ecco qua, ho messo un altro po' di formaggio. Non ci vuole molto a farle, è abbastanza semplice. Va bene, ti conserverò le melanzane. Va bene, sorellina. Ho tante cose da farti assaggiare. Ecco qua. Bene. Oh. Ci siamo. È abbastanza morbido il ripieno, non lo fate troppo duro perché poi quando la carne si cuoce tende ad indurire un pochino, ok? Benissimo. Adesso possiamo riempire le nostre melanzane. Le abbiamo già messe nelle placche, eccole qua. Ciao Gianluca! Ecco qui. Vediamo se così vedete meglio. Ok, benissimo. E possiamo cominciare a riempire le nostre melanzane. Riempite le tebbrino, ecco qui. Perfetto. Quelle che fate con il pomodoro potete non mettere, non ci mettete il pan grattato, così magari se qualcuno ha qualche problema di alimentazione. Ciao Rossi, ma come siete, vi adoro, siete proprio gentili. Ok, quello che vi dicevo, se qualcuno ha problematiche riguardo ai carboidrati, al pan grattato, non lo può mangiare, potete utilizzare anche una farina di mandorle o una farina di nocciole da mettere sopra per la gratinatura. E poi queste invece che le fate soltanto con col pomodoro, non c'è bisogno di mettere il pan grattato, non ce lo mettiamo proprio, le lasciamo senza pan grattato, le lasciamo più morbide. Ecco. Ok, ci siamo, abbiamo quasi fatto. Ecco qua. E ci siamo anche con l'ultima. Benissimo. Quindi queste sono per chi non vuole mangiare carboidrati. Grazie Rosy, sei gentilissima. Ecco fatto. Bene. Ora qua metteremo del pan grattato. Mettiamo il pan grattato.
un pochino. In questo modo ingratiniamo un pochino, senza esagerare col pan grattato, un pochettino, poco poco. È fatto come se doveste fare delle polpettine. Grazie, siete proprio gentili, fa tanto piacere. Ecco qua. Bene, adesso prendiamo queste e le facciamo con il pan grattato. Ecco qui. Ok, a posto, abbiamo riempito anche queste. Accendiamo il forno intanto, così lo riempiamo bello caldo. A 200 gradi va benissimo. Ecco fatto. Poi li potete surgelare sia così che già infornate. Io infatti le cuocerò tutte questa sera, poi le surgelo separate e quando devo mangiare le tiro fuori. Una passatina nel forno a microonde e sono belle pronte. Ecco qui. Ok, ci siamo, abbiamo fatto. Siamo pronti. Questa ecco fatto, eccoci qui, belle piene piene, così abbiamo fatto un bel pasto, ci ritroviamo e facciamo un bel pasto, un bel pasto bello pronto. Niente polpette, è andato tutto. Niente polpettine questa volta. La prossima volta è troppo poco per fare altre polpette, le riempiamo un pochino di più e ci mettiamo tutto il nostro ripieno. Ecco fatto. Ciao Elio! Hai fame? Meno male, sono contenta. Ecco qua. Ok, e questo è fatto. Ora un po' di prezzemolino, non l'abbiamo messo, lo aggiungiamo. Ecco fatto. Anche qua un po' di prezzemolo, cioè che magari a chi non piace potete metterlo. Ecco fatto. Però il prezzemolo ci va bene. Ora qui abbiamo della polpa di pomodoro, ci mettiamo un po' di olio extravergine, il sale, un pochino di origano che ci sta tanto bene, mettiamo anche un po' di prezzemolo, ecco fatto, e lo andiamo a mettere sulle nostre melanzane, così. Ci siamo, avete visto? Sono state veloci, 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 non ci è voluto molto. Mettiamo qua, ne facciamo due anche col pan grattato con un po' di pomodoro, l'altro lo facciamo in bianco, così abbiamo utilizzato tutto, non ci rimane niente di utilizzato.
diceva vecchietta, il tempo di... Ciao Gio! Sta facendo... Ciao Silvia, carissima! Albert, ciao! Sta facendo delle melanzane ripiene con la carne. E poi, tocco finale. Tocco finale. Però non lo aggiungiamo adesso il parmigiano. Lo mettiamo a metà cottura, perché se lo mettiamo adesso si brucia. Ok? Quindi a metà, quando siamo quasi sul finire, a tre quarti della cottura, ci mettiamo un po' di parmigiano e le reinforniamo. Quindi, per adesso abbiamo fatto. Ci vediamo tra un po', tra una mezz'oretta circa, vediamo quanto ci vuole. Forno è caldo, le facciamo cuocere e poi dopo le presentiamo. Va bene? Ciao Gio, ok? Ci vediamo tra un po'. Ciao ciao a tutti e grazie a tutti quanti.